Bella regà, qua è Savis che vi parla. Buongiorno ragazzi e bentornati in questo nuovo video e benvenuto se sei nuovo nel canale. Oggi regà, glitch vite infinite su Crash Bandicoot 1, ragazzi. Allora, come requisito dovremmo avere completato la prima isola, cioè questa, ragazzi, e a questo punto dovremmo fare i primi due livelli, ragazzi. Dopodiché, una volta che abbiamo il terzo livello, lo andremo a startare. Semplicemente, ragazzi, ci prendiamo le prime mele perché fanno sempre piacere. Dopodiché dovremo fare un giro qua attorno per prendere la prima vita, ragazzi. Ok? Una volta presa questa vita, semplicemente dobbiamo andare avanti di poco, ragazzi. Entreremo qua dentro e ci sono altre tre vite. E così, ragazzi, sono già quattro vite prese in pochissimo tempo. Ovviamente, ragazzi, questo non è un glitch perché stiamo prendendo le vite del gioco, ma il glitch arriva adesso. Se volete stare dentro questa partita, ragazzi, e fare, diciamo, vite infinite. Come si fa? Dobbiamo andare in questo punto e nasconderci dietro questa roccia, questo muraglione, ragazzi. Non ci colpiranno gli uccellacci e a questo punto potremo con la trottola ammazzarli continuamente. Il risultato sarà che ogni volta che ammazziamo l'ondata di uccellacci ci dà circa dalle 15 alle 30 alle 25 uova, ragazzi. È random, dipende un po' come gli gira. E nel giro di 30 minuti potremo fare veramente tanto vite. Quindi a questo punto, regà, una volta prese le vite sia della partita e sia che avete fatto glitch, fate start e andate su esci dalla partita. A questo punto schiacciate il tasto per salvare o caricare e ragazzi, voi avrete tutto vuoto tranne quello in basso a destra. Quindi a questo punto io, per farvi vedere, adesso cancello il salvataggio, ragazzi. E una volta che l'ho cancellato, il risultato sarà come voi. Ora io ne ho uno in alto a destra che fate finta che non esiste e voi avrete tutto vuoto. Quindi ne scegliete uno e fate salva. E quindi abbiamo salvato, ragazzi, il salvataggio con tutte le vite che abbiamo preso. Adesso non ci resta altro che caricarlo. E una volta che l'abbiamo caricato, riga, possiamo andare di nuovo dentro questa attività se volete continuare a farlo massivamente, ragazzi. E ogni volta che rientreremo faremo lo stesso giro, prenderemo le quattro vite, ragazzi, andremo dagli uccellacci e andremo a fare questo glitch massivamente. Io vi consiglio di prendere le quattro vite, magari farvene altre tre o quattro con gli uccellacci e poi fare il salvataggio e fare così a ruota. Nel giro, ragazzi, di 40 minuti siete arrivati sicuro come l'oro a 99 vite. Adesso vi velocizzo un pochettino la situazione e vi faccio vedere che anche io, dopo un po', il risultato è stato questo. Che dopo che sono impazzito, ragazzi, per 40 minuti a entrare e uscire dalla partita e uccidere uccellacci, ho raggiunto il mio obiettivo, ragazzi, di avere 99 vite. Perché ho fatto ciò, ragazzi? Io il gioco lo conosco, i quadri sinceri non me li ricordo proprio tutti. Comunque sia, le vite sono comode, soprattutto, ragazzi, se volete giocarlo al 100%. Perché vi dico questo? Perché, ragazzi, Crash non è che finiamo i quadri e abbiamo finito il gioco. No, il gioco lo completi quando vai a prendere tutte le gemme, ragazzi, le chiavi, eccetera, eccetera, eccetera. Il bello e la difficoltà sta proprio lì, nel fare magari un livello intero, ragazzi. Come state vedendo, tipo questo, tutto quanto di corsa, oppure con un tempo massimo, un tempo limite, è una cosa assurda, difficile ma divertente. Quindi, ragazzi, a questo punto, come vedete, una volta arrivato a 99, anche se noi andremo a prendere altre vite, non salirà, ci darà solo l'immaginina, ma non ci darà altre vite, non è che ce le accumula. Quindi tranquilli, quando finite quelle 99, ritornate qua e ve ne fate altre. Se trovo un altro glitch, magari più
più potente per farle prima, ragazzi, ve lo porto, perché se magari qualcuno è interessato a giocarci, vuole comprarsi questo gioco, sappiate che porterò contenuti. Se mi volete chiedere qualcosa, potete chiedermelo, cercherò anche di portarvi tutti i contenuti segreti, come ottenere le determinate cose una volta che ho dato una bella rinfrescata a tutto il gioco. Bella, regà, alla prossima. Spada bam.